Buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione su SQL Server in modalità PaaS. Vedo, come dicevo prima, che ci sono molte facce conosciute, la sessione è introduttiva, quindi non vi aspettate troppe cose di dettaglio tecnico, anche se magari per qualcuno che non ha mai visto niente dell'offerta che c'è Microsoft, magari può essere comunque una cosa interessante. Allora, vediamo se riesco a farlo andare, visto quel clicker che non va. Ok, mio nome è Gianluca Ozza, mi occupo di SQL Server da moltissimi anni, sono MVP da 25 anni, non mi piace parlarmi addosso, quindi entriamo subito nel vivo della presentazione. Prima però un doveroso ringraziamento per gli sponsor, che sono quelli che ci permettono di fare questi eventi. Chiaramente la location costa, tutta l'organizzazione ha un costo e tutti questi sono gli sponsor che ci permettono appunto ogni anno di ripetere questo evento. La sessione di oggi è focalizzata sulla parte PaaS, Platform as a Service, e sull'offerta di motori relazionali che sono in qualche modo strettamente legati a SQL Server. Però facciamo un attimo una breve introduzione a che cos'è PaaS, che cos'è IaaS, che cosa sono questi termini. Sicuramente li avrete già sentiti. Un'offerta di tipo on-premise è un'offerta alla vecchia maniera, dove avete i server in casa vostra, magari non avete SQL installato direttamente sul ferro, ma avete un'infrastruttura virtualizzata e quindi avete delle virtual machine con dei meccanismi di provisioning più o meno raffinati, però la sostanza è che dovete gestirvi tutto, dovete avere le competenze in casa per gestire tutto, dalla presa elettrica fino al software installato, a SQL, l'applicazione che gestisce. Diciamo che si appoggia su SQL per immagazzinare i dati. Un livello immediatamente superiore è quello dell'infrastructure as a service, cioè dove voi vi affidate a un provider esterno, tipicamente per un'infrastruttura virtuale, ma non è detto, potreste anche avere un'infrastruttura fisica direttamente gestita da questo provider all'esterno, e questo provider si preoccupa di gestire tutta la parte dal ferro fino eventualmente all'infrastruttura di virtualizzazione. Quindi avete delle virtual machine sostanzialmente, che poi da lì in avanti è tutto delegato a voi e quindi è, diciamo, dal punto di vista della gestione di SQL non cambia molto alla fine. Forse l'offerta che è più interessante per cercare di contenere i costi di manutenzione è quella in modalità platform as a service. In questo caso il provider gestisce completamente tutta la parte ed infrastruttura di ferro, sistema operativo, ambiente virtuale e tutto quanto, fino addirittura al servizio di SQL. Quindi voi vi appoggiate direttamente sopra con i database e vedremo quindi qual è questa parte. Vi dico subito che quello che vedremo è fortemente sbilanciato sull'offerta di Azure. Vedremo anche qualche cosa per quanto riguarda l'offerta di AWS. Non ci sono altri cloud provider, però tenete conto che hanno delle offerte più o meno simili, magari un po' più simili a quelle di AWS che a quella di Azure, che è un po' più ricca sotto certi punti di vista. Però Google, per esempio, ha un'offerta di questo tipo, ma anche Aruba fa offerte di questo tipo e tantissimi altri cloud provider che ci sono all'estero in giro, insomma. Noi vedremo più che altro questo tipo di offerta. Dal punto di vista dell'infrastructure as a service non dirò molto perché vorrei entrare un po' più in dettaglio sulla parte proprio di PaaS. In origine questo tipo di presentazioni venivano fatte a tutto tondo, no? Sia per la parte IaaS che PaaS, però poi veramente si passa sopra 10.000 piedi, quindi non si riesce a capire esattamente dove stanno tutti i pezzi. Tenete presente che per parlare in maniera, diciamo, un po' approfondita sia di IaaS che di PaaS ci vogliono almeno due sessioni, una solo su IaaS e una solo su PaaS. Inoltre c'è un'aggiunta dell'ultimo minuto, quindi magari cercherò di correre su alcune cose, perché una delle cose più interessanti per chi fa software as a service, per cercare di mitigare i problemi di gestione che comunque ci sono, perché se anche il cloud provider ci gestisce la maggior parte delle cose, poi noi abbiamo il deployment del database, la manutenzione, eccetera, eccetera, c'è un nuovo, diciamo, un nuovo framework di funzionalità che è stato rilasciato in, diciamo, queste sono cose strane di Microsoft, in private preview che però è diventata pubblica.
No? Quindi vi potete iscrivere e si sa che cos'è questa roba, si chiama Fleet Manager, il PM è Silvano Coriani, quindi uno dei nostri vecchi decani, ed è una cosa di cui vi parlerò perché è molto molto interessante per appunto ridurre i costi di gestione nelle soluzioni spinte SaaS, cioè quelle dove avete database per tenant e avete migliaia di tenant da dover gestire, migliaia di database, se non fate una soluzione monolitica. Giusto però per darvi un'idea di anche dal punto di vista IaaS che cosa c'è, queste sono diciamo le varie soluzioni che avete in ambiente Azure e in ambiente AWS. Avete naturalmente le virtual machine in Azure e le istanze IC2 che sono delle virtual machine in AWS, però avete anche tutta una serie di servizi per i container, per esempio, e ci sono poi anche tutte delle soluzioni specifiche, ad esempio per avere degli host dedicati se non volete condividere le risorse delle VM, cose di questo tipo. Non da ultimo ci sono anche delle soluzioni per fare il lift and shift delle installazioni dei cluster VMware. Lift and shift, non so voi quanto avete partecipato a questo tipo di progetti, lift and shift è una bella parola marketing, di solito è un lift, fai un sacco di fatica per fare lo shift, quindi ve la vendono come una cosa molto semplice da fare. Esatto, esattamente, il cetriolo. E per esempio, se non ricordo male, credo che la soluzione di VMware su Azure, c'è scritto in fondo alla documentazione, c'è scritto questa roba qua serve temporaneamente, cioè non è che ce lo cacciate qua al vostro cluster e poi lo lasciate lì e ve lo gestiamo. Fate lift shift e poi migrate alle altre soluzioni. Però è giusto per darvi un'idea, darvi anche dei puntatori, vedete sono tutti link che poi potete cliccare per approfondire. Dal punto di vista invece dell'offerta PaaS, quindi Platform as a Service, anche qui sia Azure che AWS hanno un'offerta molto ricca, che non è strettamente legata solo a SQL Server. Anche in campo Microsoft ci sono, per esempio, vedete qui sotto, degli engine che vengono forniti in PaaS con lo stesso tipo diciamo, di modello di deployment, di gestione e di anche billing, naturalmente, per Postgres, MySQL e MariaDB. Quindi potete, quello che vedete, che vedremo dal punto di vista di Azure SQL Database, avete un'offerta molto molto simile anche per questi database open source. Chiaramente AWS c'ha la sua, e poi ci sono anche dei motori relazionali che in un qualche modo sono affini a SQL, che però sono per contesti specifici. Azure SQL Edge è un motore fatto apposta per stare sui device, diciamo l'ambito è quello IoT, e poi c'è Synapse Analytics, che è l'ennesimo rebranding del vecchio Parallel Data Warehouse, APS, è stato portato poi in Azure SQL Data Warehouse, adesso si chiama Synapse Analytics ed è confluito in Fabric. Fa parte della rosa di cose che è Fabric, che diciamo è un'etichetta un po' per tutto in questi tempi. Quindi, se vi interessa quella parte lì, vi consiglio caldamente di andare al workshop di Luca Ferrari e Matteo Teruzzi, perché è fatto molto molto bene, loro sono molto molto bravi e vi aiutano a fare le cose, a mettere le mani sul pezzo. È molto molto interessante, non è fuffa marketing. Ecco. Allora, entriamo in quella che è l'offerta lato Microsoft, quindi Azure SQL Database. Purtroppo Microsoft è molto brava a fare del marketing che bisogna, come dire, interpretare e decodificare in qualche modo. Allora, Azure SQL Database esiste in diverse modalità di deployment. In realtà non sono proprio delle modalità di deployment. In alcuni casi sono architetturalmente delle soluzioni completamente diverse, poi vi dirò qualche cosa in più. La modalità più semplice è quella del database singolo, cioè voi prendete, vi staccate un database per poterlo utilizzare con la vostra applicazione e mirate a quel database lì, pagate quel database lì, adesso vedremo quali sono le opzioni, però l'idea è quella che voi acquistate un singolo database. In realtà si porta dietro purtroppo un artifact che è l'istanza logica ancora dietro le quinte con cui dovete avere a che fare comunque. Anche se non avete l'istanza intesa come l'istanza di SQL, quella tradizionale nelle VM è on-premise, è solamente una specie di contenitore logico di pezzettini che hanno a che fare con la security e il networking sostanzialmente. Però dal punto di vista, diciamo, architetturale e dei pattern implementativi, voi attaccate un singolo database, cioè usate un singolo database. L'altra modalità è quella che si chiama Elastic Pool.
Però non è una modalità. Elastic Pool, lo vedremo tra poco più in dettaglio, ma è un modo di allocare delle risorse da cui i vari single database possono, diciamo, utilizzare queste risorse. Quindi è un'allocazione, un deployment di risorse, e poi dopo prendete i vostri database, li create ex novo oppure li spostate all'interno di questi pool e possono utilizzare le risorse in maniera condivisa. La terza modalità è un'altra cosa ancora, si chiama Manage Instance, e come dice già il nome è un'istanza vera e propria di SQL, cioè non c'è questo concetto del server logico, questo è un server SQL vero, quindi c'è l'agent, c'è il servizio di SQL, il servizio dell'agent, ci sono una serie di funzionalità che sono precluse in Azure SQL Database, per esempio Azure SQL Database non potete fare i backup direttamente da qualche parte, i backup li vedremo dopo, sono fatti da infrastruttura, ma non potete fare un backup o un restore per inizializzare il database. Con la Manage Instance sì, perché assomiglia moltissimo a un'istanza regolare di SQL, assomiglia vuol dire però che non è identica, quindi alcune cose ancora non le potete utilizzare, tipicamente sono funzionalità legate al file system, che vi sono precluse. E poi il resto lo vedremo adesso adagio adagio. Allora, il modello di acquisto di Azure SQL Database si divide in due modalità. Quella storica è il modello DTU. Le DTU sono una misura surrogata che mette insieme in proporzioni diverse CPU, RAM e disco. Come le mette insieme in maniera diversa? È tutto documentato, c'è un bel benchmark. In pratica rappresentano il tempo che ci metterebbe un carico di lavoro fatto secondo quel benchmark ad andare, diciamo, a buon fine. Okay? Il problema qual è? Il problema è che è un benchmark ha, diciamo, dei parametri con cui è configurato, quindi tanto più vi avvicinate a quel tipo di carico di lavoro, tanto più è rappresentativo di un qualche cosa, che è come dire che per il 99% delle soluzioni non rappresenta nulla. Ora, è comunque utile una volta che avete già impiantato il database, cioè dovete farvi una storia di utilizzo di queste DTU. Una volta che lo fate, poi dopo incominciate a ragionare in termini di DTU e siccome è lineare, no, potete dire se io voglio aumentare la capacità, lo posso fare aumentando il numero di DTU, se è raddoppio, tipicamente raddoppio la capacità. Una cosa di questo tipo, non è mai così, non è mai così lineare il mondo, però diciamo che idealmente si avvicina a questo. Però appunto la classica domanda che è: ah, voglio fare questa roba, questo qua è il mio sistema, dimmi quante DTU devo prendere, ma che ne so, cioè sì, ci sono i calcolatori, provate a usarli, se volete non servono a molto, dovete impiantarlo, fare delle prove e vedere qual è l'effettivo utilizzo. L'altra modalità invece è un modello più tradizionale, a vCore, dove in sostanza dite quanti vCore volete allocare, i vCore si portano dietro un tot di RAM per ogni unità di vCore che state allocando e poi potete dimensionare anche lo storage. Quindi è un modello un po' più, come dire, comprensibile. Detto questo, vi dico onestamente, io sono 30 anni che faccio SQL Server, queste robe qua di sizing per fare una nuova soluzione si fanno solamente simulando. Una volta, quando c'erano i mainframe, era l'unico modo, si faceva il benchmark sizing. Purtroppo bisogna farlo anche oggi se si vuole avere un'idea precisa. La cosa interessante è che negli ambienti PaaS potete staccare le cose, provare e buttarle via, e non le pagate. Ai tempi del mainframe dovevate noleggiarlo, eventualmente se non avevate abbastanza capacità, e i costi erano un po' diversi. In ambiente dipartimentale ci voleva il ferro. La stima è difficilissima. Secondo me è impossibile stimarlo, cioè bisogna provarlo. Deve esserci qualcosa già provato sul campo. Esattamente. Sì. Sono d'accordissimo. In alcuni casi ci sono dei benchmark di riferimento, ci sono alcune soluzioni grosse di ERP che hanno dei blueprint, SAP per esempio, cose di questo tipo, vi dicono X funzioni, X moduli, X utenti, questi qua sono, diciamo, le risorse che devi mettere in campo. Però non è la norma, almeno non lo è per chi si fa in casa. SAP non lo mettete su una cosa di questo genere. Queste sono per soluzioni che fate voi, probabilmente anche con un modello di tipo software as a service. Una volta che avete deciso che cosa volete pagare, cioè due modelli, bisogna andare nel dettaglio e capire quanto volete allocare. E questi sono i service tier. Ci sono service tier diversi per il modello DTU e per il modello vCore e ce ne sono anche, come dire,
all'interno di due modelli c'è una segmentazione fatta, diciamo, per darvi più o meno prestazioni e più o meno funzionalità, per esempio disaster recovery e alta disponibilità che vedremo dopo. Quindi nel modello di TU, che è quello vecchio, diciamo che il modello di TU attendere probabilmente sparirà e rimarrà solamente il modello V-Core. Comunque, nel modello di TU c'è una versione basic che solamente si utilizza per fare sviluppo, cioè è veramente una, diciamo, un service tier che non potete utilizzare per fare produzione, a meno che non sia un repository di cose veramente molto, molto piccole. Altrimenti i due service tier sono lo standard e il premium. Nel modello V-Core invece c'è general purpose, che sarebbe lo standard, business critical, che sarebbe il premium. Ve lo dico perché poi alla fine le cose più o meno coincidono, ma hanno nomi diversi nelle due offerte diverse. E poi c'è l'hyperscale, che vi farò vedere dopo una slide per darvi un'idea dell'architettura e il macello che è. Hyperscale viene posizionato come se fosse un livello di servizio, in realtà è l'omologo di un cluster Aurora in AWS. Quindi una cosa, un'architettura molto molto complessa, distribuita, che cambia anche un po' il paradigma di come funziona il transaction log e tutto quanto. Poi all'interno dei service tier V-Core c'è un'ulteriore suddivisione, che è quella tra provision e serverless. Provision vuol dire che voi dite: voglio questa roba qui, la pago e la pago a prescindere. Serverless, lo vedremo un po' più in dettaglio, vuol dire che ci sono dei casi in cui o pago meno o non pago del tutto. Allora, qual è il problema legato a fare un commitment su un service tier in particolare, no? Per esempio qua vedete questi S1, S2, S3 sono, diciamo, dei service tier, quindi sono delle risorse e all'interno le nostre applicazioni possono muoversi fino al massimo delle risorse che stanno consumando. Il problema è naturalmente quando arriviamo ad aver esaurito le risorse all'interno di quel service tier. Che cosa possiamo fare, dato che siamo in cloud e abbiamo un'infrastruttura idealmente infinita, a risorse infinite, possiamo fare scale up e scale down. Lo scale up e scale down modifica il livello di servizio, quindi possiamo muoverci in maniera, diciamo così, agevole per avere quante prestazioni vogliamo, pagando naturalmente, più si alza e più si paga, e l'operazione avviene online. Potete pensare che dietro le quinte, non so se è ancora così, però in origine era così, ma per darvi un'idea, a secondo del modello, quindi se è più pregiato o meno pregiato, dietro le quinte l'operazione rimane online, ma in un caso è di copia, nell'altro caso è di una specie di detach-reattach. Quindi anche queste sono le differenze che magari non sono immediatamente visibili quando guardate la documentazione, no? Dice: prendo quello che costa meno, sì, però tieni conto che ci sono un sacco di cose che fa in una maniera meno efficiente rispetto all'altro service tier. Però in ogni caso il database è sempre disponibile. C'è naturalmente un momento in cui tutte le connessioni vengono uccise, perché avviene lo switch. In quel momento lì tutte le connessioni vengono tolte. Quindi l'applicazione deve essere resiliente al fatto che la connettività possa cadere. Lo diciamo da 30 anni, da quando c'è il failover cluster, purtroppo ci sono ancora applicazioni che non sono resilienti, bisogna farlo. Ma attenzione, perché non è solamente la questione dello scale up, è una questione generale quando arrivate in un ambiente PaaS come Azure. Perché in un qualunque momento, fisicamente, all'interno dei data center possono avvenire delle riallocazioni delle risorse per ribilanciare tutto il ferro o per fare qualunque cosa, patching, managing, qualunque cosa. Quindi dovete aspettarvi che le connessioni vengano terminate. Non solo, se non ci sono abbastanza risorse all'interno del nostro service tier, vi beccate una serie di errori che sono tutti documentati, per cui dovete riprovare. Cioè, proprio voglio fare sta query, guarda, non hai abbastanza di questo e di quell'altro, riprova tra un po'. Quindi questo meccanismo di resilienza va fatto, e fatelo naturalmente in maniera più intelligente, cioè magari facendo un back-off esponenziale, provo dopo 100 millisecondi, 200, un po' di più, aumento, insomma, con un algoritmo di questo tipo. State attenti naturalmente, se volete fare scale down, di non aver allocato troppe risorse, ad esempio di storage, e tornate a un livello inferiore dove non è possibile proprio allocare più di un tot storage. Ad esempio nei livelli standard
soprattutto quelli a DTU, non si può, quindi standard e non standard, non si può andare oltre il terabyte. Di default quasi tutti i livelli credo che abbiano 250 giga, però non potete arrivare a più di un terabyte, no? Quindi se vi spostate a un altro modello che può arrivare fino a 4 terabyte, ne allocate 2, poi non tornate più al modello che ovviamente ne permette solo uno. Quindi bisogna tenerne conto. Certo che se devo mettermi a fare scale up e scale down di continuo, non finisco più, cioè un macello, immaginatevi. Ricordatevi che l'idea, l'obiettivo è quello di fare software as a service, no? Quindi magari io faccio il modello database per tenant, cioè ogni cliente ha il suo database, ho migliaia di clienti, cosa faccio? Non è che posso avere 4 persone che stanno lì tutto il giorno, scale up, scale down, roba del genere, quindi è un problema oggettivo. Allora, gli Elastic Database Pool, che vi avevo detto prima, sono un modello di deployment, ma in realtà è un modo diverso di organizzare le risorse, sono proprio un pool di risorse condivise da più database, né più né meno. All'interno di quei, diciamo, min-max di risorse che avete, potete dire ai database come si possono muovere e avviene tutto in maniera adattiva, ma non è che fa scale up e scale down all'interno, semplicemente utilizza più o meno risorse. Immaginate una specie di resource governor, ecco, una cosa del genere. I database li potete aggiungere e rimuovere a caldo direttamente a questi Elastic Pool. Quindi questa è la rappresentazione animata di quello, confrontatela con quello che abbiamo visto prima, di quello che succede. All'interno di questo min-max i database possono operare tranquillamente. Ma c'è un altro discorso dal punto di vista della preallocazione delle risorse, perché nell'Elastic Pool state comunque preallocando delle risorse. Nel database singolo il rischio è che non utilizzate oppure non ne avete abbastanza. Nell'Elastic Pool avete più database che tagliano le risorse, ma avete, diciamo, lo stesso problema. Potrebbe esaurirsi la capacità per tutti i database che avete aggiunto, oppure potreste usarla molto molto meno e quindi in maniera inefficiente. Il fatto di avere un qualche cosa di preallocato va bene quando si hanno dei pattern, un carico di lavoro che è prevedibile. Questo è efficace in quel caso. Altrimenti l'inefficienza si ha quasi sistematicamente. Allora, perché vedete la riga blu sono ciò che viene fatturato a prescindere da quanto si sta consumando. Allora, l'idea è quella di utilizzare una modalità che è detta serverless, dove sostanzialmente noi decidiamo in base a un service level objective quante risorse vogliamo assegnare al nostro database e poi diciamo, allora, minimo 0,5 core, per esempio, massimo 4 core. Okay? All'interno di questo utilizzo io pago sempre il numero minimo di core, quasi sempre, adesso vi dico il perché, ma diciamo col carico di lavoro attivo pago sempre il livello minimo. Se mi alzo pago ciò che consumo fino al livello massimo. Il billing passa da orario al secondo, credo, qualcosa del genere. Okay? Quindi viene fatto in maniera puntuale, pagate ciò che spendete. In più, sì, al secondo. In più c'è anche un concetto di pausa del serverless. E adesso vedremo i parametri di configurazione, ma l'idea è quello che se il carico di lavoro non c'è più, io a quel punto spengo l'istanza che sta dietro e semplicemente non pagate più niente, quasi. Non pagate più le risorse RAM e CPU. Lo storage continuate a pagarlo, perché quello lo consuma anche se è spento. Ma il resto è a costo zero. Questa funzionalità qua, serverless, in questo momento c'è solo nel tier vCore e probabilmente sarà così perché non credo che DTU andranno avanti per sempre. Nell'hyperscale è in preview e nel tier vCore dovete prendere l'hardware di tipo Gen 5. Allora, database va in pausa automaticamente se il numero di sessioni arriva a zero e la CPU arriva a zero per il pool delle operazioni utente, quindi non contano le cose asincrone di sistema che accadono dietro le quinte, sono solo le vostre cose. Il minimo per andare in pausa è di un'ora, altrimenti si può alzare fino a 7 giorni con incrementi da 10 minuti. Che cosa? Allora, intanto può essere disabilitato, quindi se volete potete usarlo anche senza che vada in pausa, perché tenete presente che poi, una volta che è in pausa, deve essere risvegliata quell'istanza.
viene fatto in maniera automatica. In generale basta che uno faccia una login, quindi se avete un carico di lavoro abbastanza predicibile, tipo che la mattina tutti iniziano alle 8, alle 7.45 fate un qualche cosa di schedulato da qualche parte che apre la connessione e risveglia a distanza. Non è immediata la cosa, può metterci anche minuti, dipende da quanto dietro le quinte devono fare, però diciamo che tecnicamente avviene. Attenzione, perché non sono necessariamente solo le login che risvegliano l'istanza, possono essere anche altre operazioni. Qualche cosa su quanto riguarda le prestazioni. Tenete presente che dietro le quinte viene fatto resource management di continuo. Quindi voi immaginate questa istanza che continua a usare e non utilizzare, no? Dietro anche Microsoft deve gestirsela questa cosa. Dietro alla fine c'è un qualche cosa che ha delle risorse finite. Se a un certo punto si muove verso l'alto l'utilizzo delle risorse e su quel pezzo di cluster, nodo, chiamatelo come volete, quel contenitore di risorse fisiche non ce n'è abbastanza, deve essere fatto resource management dietro le quinte. Voi non vedete niente, viene fatto, fa tutto in automatico l'infrastruttura di Azure, però ciò che sperimentate sono dei delay. Sono dei delay, magari anche importanti, perché deve essere transizionato il vostro database da qualche altra parte, si è spostato da qualche altra parte. Quindi, fino a qualche minuto e con anche la chiusura delle connessioni. L'applicazione deve essere resiliente a questo tipo di pattern, però, come dicevamo prima, lo deve essere a prescindere. Anche dal punto di vista della gestione della memoria, la versione serverless è molto più aggressiva nel fare, diciamo, nel reclamare la cache, quindi nel prendere e dire adesso mi riprendo la RAM perché ce l'ho bisogno per gli altri. Quindi non è così, come dire, è meno predicibile le prestazioni che vedete lato applicazione, okay? Proprio perché avvengono tutte queste cose. Se invece committate ma pagate sempre tutto, anche quando non lo state utilizzando, è più predicibile, quindi per alcune applicazioni sicuramente è molto più idoneo quel tipo di pattern. Questo è quello che vi dicevo, l'architettura hyperscale, no? Che in tutta la documentazione sembra che sia semplicemente un service tier un po' più grosso, no? del SQL database. In realtà dietro le quinte vedete che cosa c'è. Hanno preso, come dice buon Davide Mauri, che per un tot di tempo è stato credo responsabile di qualcosa di questo hyperscale, hanno smontato il motore di SQL, l'hanno modularizzato, hanno definito certe parti stateless, le parti di compute sostanzialmente, certe parti stateful, la parte di storage e di gestione del log, hanno rimontato tutto in maniera distribuita. Quindi quello che potete fare è un cluster dove potete aggiungere un numero importante di nodi in lettura, ma che è tutto coordinato e sincronizzato in tempo reale. Allora, questa cosa qui è una cosa molto complessa, non entro nei dettagli. Se volete, però, vi posso mandare tutti i riferimenti. Ci sono vari white paper di livello accademico che vi spiegano esattamente dietro come funziona questa cosa. Se riguardate e andate a leggere un po' di roba accademica e andate a vedere soprattutto come è stato fatto Aurora in AWS, capite immediatamente da dove arriva questa cosa qui. È una modalità, si dice, di quorum, di log distribuito, di quorum based, il protocollo di hardening delle transazioni. Noi siamo abituati a buon vecchio transaction log e un write-ahead log standard, facilissimo da comprendere. Questo è una cosa, è veramente molto complesso anche da spiegare, però si tratta di un protocollo distribuito sostanzialmente per arrivare a convergere al fatto che una transazione sia stata fatta, sia andata a buon fine o no, e quindi la possa esporre da uno dei nodi in sola lettura. Questo per dirvi che è una cosa estremamente complessa rispetto all'Azure SQL Database, magari the service tier basic o standard, che dietro le quinte ha un'istanza di SQL sostanzialmente ed è un singolo database alla vecchia maniera. Però sicuramente anche questo ha degli ambiti di applicazione. Io onestamente non l'ho ancora visto utilizzato da nessuno dei clienti con cui lavoro, quindi non so dirvi esattamente dal campo se funziona bene, quali sono i problemi. Se devo dirla fuori dai denti, non lo so, è un po' come quando hanno fatto il Big Data Cluster di SQL 2019 con tutti i pezzi. Io ricordo una presentazione fatta in VPC,
poi hanno tolto tutto e adesso non c'è più niente di questo Big Data Cluster, ci sono altri pattern, era un pattern in realtà di deployment, uno scriptone selvaggio che buttava giù cose in Kubernetes, pezzi di SQL, di HDFS, insomma. Non lo so, mi sembra una cosa molto molto complessa e le cose molto molto complesse che non vedo essere utilizzate in maniera, come dire, da tante persone, non lo so, mi dà l'idea che se c'è un bug cosa succede, quanto è la reattività, chi vi può aiutare a parte il supporto Premiere di Microsoft, non lo so, io ci penserei bene. Poi attenzione, perché certi livelli di prestazioni, quando andate a guardare bene l'architettura, ovviamente li ottenete solo con questa cosa qui, se volete stare in ambito Microsoft, okay? Tenete presente che questo pattern, questa architettura qui, in casa Azure esiste anche per Postgres, per la versione di Postgres, quindi esiste un Azure SQL Database for Postgres in versione Hyperscale, che fa una cosa molto simile, ancora più simile a quello che succede in Aurora. Okay? Torniamo a delle cose più, diciamo, terra a terra e semplici da comprendere, cioè la Managed Instance. Questa è un'opzione di deployment di SQL Database, ma in questo caso fate il deployment di un'intera istanza di SQL, proprio un'istanza alla vecchia maniera. È molto, molto differente dalla, diciamo, dal logical server che sta dietro al SQL database singolo. Naturalmente copre molte più funzionalità, c'è l'agent, c'è il broker, c'è il change data capture, potete fare backup restore, importantissimo per inizializzare i database, che in Azure SQL Database in questo momento siete costretti a utilizzare delle tecniche tipo l'esportazione in backpack, che va fatta, dovete garantire voi la consistenza transazionale, perché quello quando la genera parte dalla prima tabella e quando arriva all'ultima è già passato magari un'ora e ciò che ha modificato le prime tabelle le ha modificate, quindi dovete metterlo solo a lettura, insomma non è pratico inizializzarlo. L'altra modalità è quella di usare la replica transazionale, che non so quanti la usano ancora, noi qua ci siamo gli ultimi due che tengono il fortino, dei giapponesi sull'isola che tengono il fortino, però c'è anche quella possibilità lì. E qui invece potete fare backup restore, fate il backup direttamente nell'URL all'interno del blob storage e fate il restore. Però avete tutti i vantaggi di un pass, cioè è gestita. L'istanza di SQL è gestita, backup compreso, vedremo tra poco. Una delle novità che è stata introdotta recentemente e che è uscita anche, credo, da public preview, mi sembra che quel link lì è vecchio, però non sono sicurissimo. Comunque, sono le instance pool. Cioè, il fatto di dire, quando ve ne accorgete subito, qua è tutta una questione di prezzi, alla fine, tutte queste robe qua, livelli, mica livelli, eccetera. Quando voi staccate la Managed Instance ha un costo di base che è abbastanza alto, no? Rispetto ai singoli database. Se voi volete avere una separation of duty, un modo di separare fisico, magari per compliance, perché alcuni clienti vi chiedono che fisicamente le cose risiedano in maniera compartimentata. Se volete fare cose di questo tipo, o se volete fare un uso migliore delle risorse, adesso c'è la possibilità all'interno di una, diciamo, istanza madre, manage instance madre, fare delle piccole sotto istanze manage con dei tagli più piccoli all'interno di tutto ciò che avete allocato. Pensate come al fatto che dietro c'è una VM e installate più istanze di SQL, sostanzialmente con un resource governor che vi partiziona l'utilizzo delle risorse. Backup, dicevo, backup sono automatici. Questa, secondo me, ecco, qua incomincia a diventare interessante, no? Il discorso, perché francamente, se mi dite, ah, guarda, non ti tenere le cose in casa, vai su che stacchi il database, di qua di là io vedo solo cose da pagare, no? Poi invece comincia a dire, va bene, ma cosa mi dai, compreso il prezzo? Un sacco di cose in realtà. I backup sono automatici e sono backup fatti per fare il restore to point in time. Quindi backup full, differenziale ed è transaction log. Quando andate sul portale o via API, volete fare il ripristino di un database, vi spostate semplicemente all'interno e potete tornare al massimo l'RPO di 10 minuti e quindi tornate indietro al massimo di 10 minuti. Implementarvelo in casa si può fare, naturalmente, non è niente di, non è scienza per razzi, però dovete incominciare a gestire transaction log, che si riempie, backup, dove li faccio, se si impianta qualcosa, e cosa succede se per esempio c'è una long running transaction, si riempie il log, roba del genere. Qui lo fanno loro. In più, siccome ho scoperto di recente che dietro le quinte
attivano per i nuovi Azure SQL Database l'ADR, la modalità nuova del Transaction Log, che io non mi sono mai fidato fino adesso ad attivarla on-premise, ve lo dico proprio così, nella maniera più trasparente, perché il Transaction Log è, non so, per me è la cosa che mi garantisce tutto, tutte le proprietà ASSI, tutto sta nel Transaction Log. Cioè, il database è consistente per via del transaction log. È una roba che arriva dagli anni 90, l'algoritmo ARIES implementato a Sybase, eccetera. Me lo cambi, io ho paura, una paura enorme, no? Perché dico, se c'è un bug, se c'è un qualche cosa, cioè stai toccando la parte più importante del database engine. Quindi non mi sono mai fidato. Ho detto, beh, aspettiamo, vediamo un attimino, qualcuno faccia un po' di palestra e si vede i problemi. In realtà ho scoperto che dietro le quinte oramai lo attivano. E questo, per esempio, vi permette ragionevolmente di non avere quel problema della long running transaction che vi tiene appeso il transaction log. Vi dico anche un'altra cosa, ho cambiato un po' idea. Perché? Perché in SQL 2022 ho visto, c'è la lista delle cose che hanno cambiato, e qua, allora, qua era un po' lento, l'abbiamo fatto più veloce, qua il garbage collector, perché dietro le quinte è un meccanismo che utilizza il page versioning, un po' come fa Postgres, no? Immaginate di dover fare un vacuum, però non lo fate voi, lo fa direttamente l'engine. Quando lo fa, che impatti ha? Ecco, questi qua erano i perimetri della funzionalità che non mi convincevano, adesso li hanno tarati, quindi secondo me dal 2022 ragionevolmente anche un premise nelle VM può avere un senso incominciare ad utilizzarlo. Loro lo usano, quindi hanno meno problemi. Però torniamo al backup. Il backup c'è, la retention di default è 7 giorni, potete portarla fino a 35. C'è anche il concetto di long term retention per mettere via backup set per ragioni di compliance e li potete tenere fino a 10 anni. In questo caso l'RPO è di default di una settimana, potete fare delle custom policy, però diciamo che avete, non potete arrivare a un RPO di 10 minuti, ecco. Però è long term retention, quindi non avrebbe neanche senso. Potete anche ridondare direttamente i backup, anzi un livello di ridondanza dei backup set c'è. Io non so quanti di voi fanno il backup, per esempio, con il mirror. Esiste da una vita, no? Il fatto di poter fare il backup col mirror. Non lo fa nessuno perché ci metti troppo tempo, occupi più spazio del dovuto, poi se lo faccio sullo stesso share di rete non cambia niente, tanto se lo perdo, lo perdo, quello che volete. Però qui, invece, c'è già una ridondanza built-in. Cioè, vi stanno già dando qualcosa in più che normalmente non viene fatto, no? E qua ce l'avete. Questo lo dico perché quando valutate i prezzi, lo so, cioè anch'io, soprattutto con l'aspettativa che c'è oggi tutti dicono, vabbè, compro una roba in abbonamento, ma se costa tra i $6 e $15, ma sì, la prendo Netflix, quello, Spotify, Tidal, tutto quello che c'è, no? Quindi c'è un range. Però se dovete farlo voi e dovete cominciare a mettere dentro, tutta nella piletta, no? Dovete mettere il web server, quello là che fa le API, SQL, il costo di SQL deve starci, no? Dentro lì per fare anche dei profitti. E quindi magari a volte uno dice, ostia, però costa un po'. Però dovete anche capire che dietro le quinte c'è magari più di quello che vi servirebbe, no? Perché se vi serve per esempio solo un motore per la persistenza della sessione, per dire, non ve ne frega niente di tutta questa roba qui, l'RPO 10 minuti, e che me frega la sessione? Siamo in un mondo stateless, la perdo, e allora? Però purtroppo non è che potete attivare e disattivare, no? Tutte queste cose. Ve le prendete e le pagate sostanzialmente. Detto in un'altra maniera, se dovete fare certe cose e non volete avere tutto questo livello di protezione, eccetera, usate qualcos'altro, usate un motore di caching, ce ne sono una valanga, qualunque altra cosa. Ecco. E, ripristino point in time, dicevo, se viene cancellato, se il database è esistente o viene anche cancellato, ma lo volete ripristinare nella stessa region, l'RPO è di 10 minuti, perché i backup del log vengono fatti banalmente con 10 minuti. Se però vi spostate su un'altra regione, perché è saltato il data center di quella regione, è caduto un asteroide, dovete ripristinare il database su un'altra regione e avete backup set geo ridondati, allora in quel caso l'RPO è di un'ora, non è di 10 minuti, chiaramente perché ci sono i tempi di latenza di propagazione del backup set. O detto in un altro modo, se avete delle esigenze per stare sotto un'ora con un RPO cross region, ve lo dovete fare voi a mano con un qualcos'altro, una managed instance per esempio, piuttosto che una VM tradizionale. Non scartate la VM come soluzione. Allora, questa cosa qui, per esempio, io ho dei clienti che hanno magari su una VM anche migliaia di database e diventa impossibile da gestire sulla VM. Qui
pagando di più, diventa magari un pochettino più gestibile. Però ci sono delle soluzioni che nella VM sono più controllabili. Noi abbiamo vissuto qualche problema nel recente passato, dove abbiamo detto, beh, se avessimo avuto però una VM avremmo avuto sotto controllo quella cosa e avremmo potuto fare quella cosa lì che in un ambiente gestito non possiamo fare, perché è tutto gestito naturalmente, no? Quindi c'è sempre, no, il caso in cui... Però diciamo che in generale se uno vuole committare su uno di questi ambienti deve come dire, anche capire che questo non può fare tutto sostanzialmente, non ha accesso dietro a SQL, non può andare lì, spegnere, accendi distanza di SQL, cose di questo genere, metto il trace flag e cose di questo tipo non si possono fare chiaramente. Vi dicevo, la ridondanza dei backup set di default è ridondato localmente, quindi avete tre copie all'interno della stessa region, all'interno dello stesso data center. Potete decidere se farlo zone redundant, sempre all'interno della stessa region, che significa sostanzialmente dipende dalla region come è implementata. In alcuni casi potrebbero essere un data center con dei muri di cemento armato che dividono delle aree diverse, indipendenti completamente, o potrebbero essere anche proprio dei data center completamente, dislocati differentemente. Però diciamo che c'è un livello in più di protezione. Oppure c'è quello geografico e quindi lo storage è tipo georidondato, avete sempre tre copie in locale e tre copie georidondate. Ricordate che se dovete fare il restore comunque l'RPO cambia, in locale ce l'avete 10 minuti, dall'altra parte ce l'avete di un'ora. E poi potete anche avere una cosa che è un po' più, ancora qualcosa di più, cioè localmente fate la ridondanza a zone, negli availability zone, e avete anche una copia, solo, anzi, una copia vuol dire che sono sempre tre copie del backup set. Quindi avete altre tre copie del backup set ridondate geograficamente. Quindi tutto questo lo fate semplicemente cambiando il livello di servizio, ma ce l'avete già la ridondanza locale. Okay? Quindi se un backup set non è più integro, avete già altre due copie fatte direttamente localmente. Poi, questo è il primo livello, no? Il livello di disastro completo. Poi in realtà c'è dietro, c'è tutta anche la parte di alta disponibilità. Il livello standard, che è già incluso nei livelli di servizio in tutti, cioè anche il livello basic, che è quello solo per fare test, ha un livello di alta disponibilità che è già un buon livello, no? Cosa succede? Dietro le quinte viene disaccoppiato il motore di SQL. Immaginate un container, una tecnologia molto simile a quella dei container. C'è un resource manager che tiene già pronte delle copie di quel nodo, dell'istanza logica di SQL a cui afferiscono i SQL database che abbiamo deciso di attestare su quell'istanza logica, che sono pronte per farsi carico del carico di lavoro. Scusate il gioco di parole. Il database sta su uno storage di tipo premium, che quindi può essere già ridondato di suo nativamente e può essere presentato ai compute node in maniera molto semplice. Quindi immaginate, per fare degli esempi proprio terra a terra, pane e salame, immaginate di dire io ho n istanze di SQL accese e a un certo punto se ne rompe una, prendo e faccio l'attach dei database dall'altra parte. Succede una cosa simile, tutta governata naturalmente dal resource manager dell'infrastruttura. È molto molto semplice, simile ai container, a qualcosa che si potrebbe governare con Kubernetes, eccetera. In più, i backup, per esempio, li avete già ridondati, come vi dicevo, ma potete ottenere dei livelli anche superiori. Attenzione a che cosa può succedere dal punto di vista delle prestazioni. Quando avviene questa transizione, naturalmente c'è il tempo di transizione, cioè si rompe l'istanza. Il resource manager se ne deve accorgere, deve prendere l'altra istanza e dire fatti carico di quei database lì, c'è un momento di recovery, naturalmente, per cui il database deve essere aperto, e poi, importante, la cache è fredda. Quindi, magari, per un certo periodo le prestazioni sono degradate perché la cache si deve scaldare. Poi potete invece aumentare il livello di alta disponibilità facendo quella zone redundant. Questa si applica solo a servizio general purpose. È un modello simile alla standard, però i compute node sono distribuiti su più availability zone. Okay? Lo storage è già nativamente replicato sulle availability zone e quindi può semplicemente riattaccarselo proprio come nell'altro caso. Poi c'è invece l'alta disponibilità di tipo premium, che è disponibile solo nei livelli premium e business critical.
In questo caso dietro le quinte c'è availability group, quindi avete proprio quattro nodi replicati dietro le quinte e poi potete anche accenderli per accedere come replica secondaria, per esempio, in sola lettura. Adesso, se non ricordo male, forse dovrei andare a controllare, però sicuramente c'è stato un periodo dove era compreso nel prezzo il fatto di poter accedere alla replica in sola lettura, almeno in alcune delle offerte, quindi controllate, magari è una cosa che può interessarvi. Il livello ancora superiore è quello del Premium Zone Redundant, è la stessa cosa, ma i nodi delle Availability Group, le repliche, stanno su delle Availability Zone differenti, in modo da distribuire il rischio su più cose. Non si poteva usare questo con le Managed Instance fino a poco tempo fa, adesso è stato reso disponibile anche per le Managed Instance. Questo per quanto riguarda l'alta disponibilità. Poi parliamo invece di disaster recovery. Disaster recovery esiste in due versioni. Quello che si chiama Active Geo Replication è sostanzialmente sempre basato su Availability Group, è asincrono ed è cross-region, come dice il nome stesso. Il failover in questo caso deve essere fatto in maniera manuale, può essere pianificato o forzato, chiaramente se lo fate pianificato non perdete niente, se è forzato dall'infrastruttura perché è caduto un data center c'è la possibilità di perdere i dati, quindi l'applicazione deve poter perdere dei dati eventualmente. Le Managed Instance non sono supportate perché per le Managed Instance c'è un altro pattern, un'altra soluzione che è l'Auto Failover Group, che permette sempre di fare un DR cross region, sempre basato su AG, su Always On AG, e è asincrono, ma in questo caso il failover è automatico e anche qui potete perdere dei dati, non cambia l'endpoint. Nel caso precedente l'endpoint dovete gestirvelo voi. A proposito di questo, tenete presente che una cosa che non c'era in passato, che è stata però rilasciata, c'è la possibilità anche negli Azure SQL Database, quelli normali, quindi quelli più piccolini, service tier, quelli normali che usiamo tutti, c'è la possibilità di avere un DNS alias attestato sulla logical instance e questo vi permette magari di, a livello applicativo, di giocarvela tutta questa cosa qua, semplicemente mettendo una logical instance da una parte e una dall'altra parte, vi tenete, sincronizzate voi il database in un qualche modo, scrivete in entrambi i posti quello che volete e a un certo punto girate l'alias da una parte a quell'altra, la vecchia maniera, insomma. Cioè, adesso c'è la possibilità di fare anche questa cosa. In Amazon ha un'offerta pass molto simile a quella che è la Managed Instance, cioè un ambiente completamente gestito di SQL con alcune particolarità. Amazon l'ha messa in campo, quanti anni prima? 3, 4 anni prima, forse addirittura 5, non so quanti anni prima. L'ha resa disponibile in pass prima che esistessero le Managed Instance in Azure. È un'offerta fatta molto molto bene, adesso vi dirò qualcosa in più che comprende, in più rispetto a quella di Microsoft, diciamo che è più avanti proprio su come tipo di offerta. C'è una grossa differenza, naturalmente Amazon non ha in mano il motore e quindi può supportare solo ciò che fa Microsoft. Questo significa, nel bene o nel male, più cose. Una delle cose che interessa a chi è un early adopter è il fatto che in Azure rilasciano un sacco di funzionalità nuove prima che arrivino nella versione on-premise del motore, che è quella che può utilizzare AWS. Cose concrete, le temporal table, la row level security, l'always encrypt, tutta roba che è entrata nel 2016, in Azure era già forse un anno prima, 6 mesi prima, era già disponibile, potevate già utilizzarla. E ce ne sono di continuo. Nella SQL 2022 ci sono le ledger table, che si basano su meccanismi di blockchaining, è un meccanismo di anti-manomissione, per cui scrivete, non potete cambiare il dato, oppure lo cambiate, ma solo con OD trail. Questa funzionalità qua è stata resa disponibile prima su Azure SQL Database. Quindi, nell'ambiente Azure potete fare dei passi avanti più velocemente se volete le nuove funzionalità, di qua siete naturalmente vincolati all'ultima versione che viene supportata del motore ufficialmente rilasciato. Detto questo, onestamente sono sempre meno le persone che si legano a delle funzionalità specifiche di SQL.
cercano tutti di rimanere database agnostici per poter passare da una parte all'altra, quindi questo secondo me è un vantaggio completamente relativo. Siamo solo noi che abbiamo fatto delle cose cutting edge, però normalmente non si fanno. Ecco. Quindi licensing ce l'avete, queste sono le versioni che sono supportate da 2014, credo che sia già supportata anche la 2022, non tutte le build intermedie, solo alcune build sono supportate e non c'è la Developer Edition. Developer Edition dovete farvela voi a manina con una istanza C2 e la installate, quindi non esiste in modalità gestita. Anche qui ci sono i backup che vengono fatti automaticamente, sono degli snapshot che vengono fatti a livello di infrastruttura, però potete fare anche backup nativi, li potete mettere all'interno di un storage S3, quindi è tutto diciamo molto molto simile a un'istanza in una VM. C'è la possibilità di fare anche qui un multi-AZ deployment, dietro le quinte avete availability group o database mirroring a seconda della versione di SQL che state deployando. Qui viene, come dire, esposto un po' di più della parte infrastrutturale, ma questa è una delle cose che per esempio non potete controllare. Cioè se avete un deployment multi-AZ dell'RDS e a un certo punto volete dire spengo l'availability group, non potete farlo così, dovete smontarlo, toglierlo dalla availability zone, eccetera, eccetera. Cioè non avete l'accesso completo a tutte le cose. Cioè, questa è la cosa che distingue tantissimo l'offerta AWS da quella Microsoft, per i famosi lift and shift. Nella RDS potete attivare alcuni degli altri servizi aggiuntivi che potreste installare nella versione VM tradizionale, on-premise, tutto quanto. Tipo Analysis Services, anche se il supporto c'è solo per Tabular, non per multidimensionale, però potete attivarlo, perché dietro c'è un'istanza C2 ovviamente, no? Quindi se lo attivate semplicemente viene fatto partire anche il servizio. L'Integration Services, con alcune limitazioni, non le ricordo a memoria, però hanno alcune limitazioni, ma è poca roba. Reporting Services, che è stato utilizzato da molti, e vabbè, il DTC lasciamolo un attimo da parte, però sono tre pezzi importanti. La roadmap di Microsoft del lift and shift è completamente diversa. Vi dicono Analysis Services, allora c'è la versione pass tabular oppure se è al multidimensional VM e fino a qua non cambia molto. Integration Services, Data Factory oppure ti fai una VM. Ma se faccio una VM pago la licenza in più. Faccio la manage instance più un'altra VM con su solo e pago la licenza dall'altra parte. Data Factory, e vabbè, che è tutto un altro macigno. E quindi non è più tanto lift and shift, ma è lift, cambia, perché poi li wrappa, però vabbè. Reporting Services è ancora peggio, perché Reporting Services dicono, vabbè, andate in una VM, te lo installi, ancora la licenza, oppure Power BI. Ho capito, però cioè, non è esattamente più, non è una migrazione così, lift and shift, è un cambio. Poi ci sta, magari è anche l'occasione buona per svecchiare, e io cioè, ci sono ancora nel giro dei Crystal Report oggi per dire, quindi magari no, uno fa un po' un salto in avanti. Però tant'è, l'offerta è più ricca. Altra cosa che fa solo AWS sono le custom for SQL Server. A un certo punto hanno detto, va bene, sapete che c'è? Noi ci sentiamo così confidenti che vuoi installare qualcos'altro? Ti diamo accesso all'istanza EC2 sottostante all'istanza gestita da noi. E noi abbiamo fatto una POC con il buon Zavarella dove abbiamo installato la parte di integrazione con Machine Learning, cioè la parte quella di Extensibility Framework per chiamare gli script R, Python e Java. L'abbiamo installata e funziona, potete, chiaramente c'è un concorso di responsabilità che dovete firmare con Amazon, firmare nel senso, cioè dovete essere consci, cioè se voi li spaccate tutto quanto, non è che poi potete andare a dirgli, però adesso me lo rimetti in piedi, eccetera, perché cioè, c'è un perimetro naturalmente da rispettare, però avete pieno accesso e quindi anche questa è una cosa molto molto interessante. Questa invece è l'ultima cosa che vi dicevo, il buon Silvano ha fatto un post ieri, l'altro ieri, e questo famoso Fleet Manager. Vi faccio vedere il video. Sì. I costi fra Amazon e Azure sono confrontabili? È chiaro che hanno un licensing macro diverso. Sono diversi, non mi fare registrare cose che non voglio dire.
sono diversi. Dicevi che nell'RDS sono supportato solo alcune build. Sì. Quindi le GDR vengono sempre installate o non sono sempre disponibili? Le GDR credo che ci siano, mi sembra di sì, le GDR sì. Sì. E anche tutti gli aggiornamenti di sicurezza? Non ci sono tutte le CU intermedie, però quelle, le security sono nei GDR alla fine. Cioè, allora, questo qua, vi faccio vedere il video, ci parlo sopra, tanto poi ci sono tutti i link. Allora, questa qua l'idea è, quando avete un SaaS vero, i database, se fate tenant per database, che secondo me è la cosa migliore, perché i pattern sono database monolitico, l'applicazione poi deve prendere, capire, andare il suo pezzettino, dovete capire come fare lo sharding all'interno del database monolitico, e classica colonna è il cliente, poi dopo è la prima colonna di tutti gli indici, e la selettività è quella che è, non vanno bene, è un casino, è un casino. Più tenant per database, è semplicemente che il casino lo riducete un po', ma lo distribuite su più istanze. Quindi, il database per tenant è la cosa che mi convince di più. Farò una sessione in VPC su questa roba, con delle robe che ho imparato dal campo con alcuni clienti, che hanno 7000 database su un'istanza di SQL. Voi non avete idea del perimetro dei tool, come si spacca. Non so, se prendete il Management Studio del 2016, ogni volta che cliccate per fare un refresh, questo chiama una vista di sistema, che è quella del mirroring, che non gliene frega niente a nessuno, che risveglia tutti i database. No? Noi abbiamo trovato come soluzione di metterli in auto-close per cercare, no, di fare... Quindi li risveglia tutti. Quindi refresh, 10 minuti, picco gigantesco di cose veramente assurde. Adesso era per farvi un esempio. Quindi il problema c'è, è un problema reale. Allora, la prima cosa che uno dice, ma sai che c'è? Questa roba qua mi convince, perché io ho il mio database piccolino, vado, me ne alloco migliaia, tutti quelli che mi servono, e poi sono tutti gestiti, ognuno per i cavoli suoi. Scusate, ho cliccato per sbaglio. Qual è il problema? Il problema è che ci sono dei limiti anche in tutto quello che abbiamo visto. Cioè, a secondo dei service tier, gli Elastic Pool, che sarebbe la prima cosa che mi viene in mente, no? Butto dentro 7000 database in Elastic Pool. Perché ci sono dei limiti nell'ordine delle centinaia. Al massimo, con quello più grosso, ce ne mettete 500. E allora, quando incominciate a vedere il costo degli Elastic Pool che contengono 500 database e lo dividi per 500, cominci a dire, insomma, non so se ci sto nei famosi 6-15 dollari, no? Quindi è un problema questo. Poi c'è un problema comunque di gestione. Se devo spezzettarlo in 500, comunque avrò N Elastic Pool da gestire. Sarà meno che... però cioè, è tutta roba in più da dover gestire. Vado sulle Manage Instance, così faccio quello che voglio, no? Tanto l'istanza come la VM, se nella VM ce li metto 7000 database, poi appunto è tutto un casino da gestire. Vado sulla Manage Instance, no, non funziona così, perché la Manage Instance vi permette, se ricordo bene, 100 database al massimo. Adesso ci sono le Instance Pool, quindi potete fare più istanze all'interno, ma il tetto massimo con il tier massimo che costa di più sono comunque 400. Quindi non andate più in là di 400-500. Allora, l'idea che sta dietro a Fleet Manager è quello di dare una parte di infrastruttura che permetta di scalare direttamente in maniera semplice sulle migliaia, decine di migliaia, addirittura parlano di milioni a qualche parte nei vari video, di database all'interno di Elastic Pool che possono a loro volta crescere. Cioè, se a un certo punto non ci sta più in quell'Elastic Pool lì, viene allocato un altro Elastic Pool, vengono spostati i database in maniera completamente trasparente, che possono continuare ad andare nel nuovo Elastic Pool e così via. E poi, quando smettono di utilizzare le risorse, quasi mai di solito, però se smettono, gli Elastic Pool si contraggono anche, i database vengono rimossi. Quindi immaginate un pezzo di infrastruttura che vi gestisce N Elastic Pool per poter fare resource management cross in maniera efficace. La cosa intelligente, secondo me, è che hanno fatto una modalità di tiering dei database, che ha un corrispettivo, secondo me,
dal punto di vista commerciale nelle soluzioni che uno poi può proporre, perché voi potete dire, io ho 10.000 database, i clienti, come dice un vecchio cliente che avevo, ho la gelateria della Cisa e poi ho la banca, no? E sto facendo la soluzione per entrambi questi clienti. Come faccio non posso, no, mettere in campo la potenza di fuoco che ho dato alla banca per la gelateria, perché il costo sarebbe irragionevole. Allora, quello che potete fare nel Fleet Manager, si definiscono tre tier, che sono proprio Silver, Bronze e Gold, e dite, questi qua sono i clienti top, li facciamo pagare di più, hanno più risorse. Questi sono quelli intermedi, questi qua sono quelli che stanno facendo la trial, cioè, oppure che pagano poco. E poi c'è un corrispettivo, come dire, mappatura di questi all'interno degli Elastic Pool. Quindi un tot di Elastic Pool dinamicamente si riallocano con il service tier idoneo per quel service tier gold applicativo. E così via per gli altri service tier. Quindi, secondo me, allora non posso entrare nei dettagli perché non è ancora stato tutto detto pubblicamente, quindi non so esattamente qual è il perimetro, devo farmelo validare da Silvano prima di poter parlare di questa cosa. Però secondo me è una cosa molto interessante. Microsoft in questo momento la sta spingendo dal punto di vista della gestione, cioè ti sto dando una cosa che ti risolve dei problemi. Io spero, credo che lo faranno, che risolvano anche il problema pecunia, perché se io devo fare 10.000 database per delle soluzioni magari piccole, che sono una startup o cose di questo tipo, non può, anche solo $1 al mese sono $10.000 di canone, no? Magari per un qualche cosa che viene poco utilizzato o che comunque mi darà dei riscontri più avanti. Quindi io spero che diano una modalità di gestire questa cosa, credo che lo faranno, però ovviamente io non sono nessuno per dirvi che costerà poco. Se lo faranno, secondo me sarà un'ottima soluzione, se non lo faranno, vediamo, nel senso, risolve dei problemi, i costi poi però andranno valutati. E con questo terminato, vi ringrazio, se avete domande mi trovate in giro fino oggi. Grazie.